I bagel sono dei panini col buco, delle ciambelline salate di origine ebraica. Credo che l'origine sia polacca per la precisione, che però poi sono diventate famosissime soprattutto nel Nord America e poi da lì si sono diffuse in tutto il mondo. E sono fantastici ovviamente accompagnati con alcuni componenti salati, come può essere il cream cheese, quello che noi chiamiamo il Philadelphia. Il salmone, io vi faccio vedere come si fanno perché sono facilissimi da preparare e poi vi suggerirò una piccola ricetta per farli diventare una colazione molto speciale con le uova. Per i vostri bagel vi serviranno 560 g di farina 0, 7 g di lievito secco, quello per torte salate, 2 cucchiaini di sale fino, 355 cc di acqua calda, almeno a 43 gradi, un cucchiaio abbondante di malto d'orzo, altri 2 cucchiai vi serviranno per la cottura, per guarnire semi di sesamo e semi di papavero. Per prima cosa attiviamo il lievito con l'acqua calda. Aggiungiamo il malto. Nella planetaria versiamo la farina, il sale, il nostro lievito col malto e usando l'uncino, perché è un composto abbastanza consistente, andremo ad impastarlo. Dopo 7 minuti l'impasto è pronto. Vedete com'è bello elastico. Lo compattate. Lo mettete in una ciotola e lo lasciate riposare finché si raddoppia. Quando il vostro composto si è raddoppiato, lo mettete su un piano. Lo dividete. Più o meno con questa quantità me ne verranno fuori una decina di bagel. Con le mani gli date una forma rotonda. Ok, e li andate a posizionare su una teglia da forno. Adesso poi vi faccio vedere. Eccoli qua posizionati, distanzio ancora un po'. Adesso li copriamo di nuovo con la pellicola e li lasciamo lievitare ancora. Li lasciamo riposare, poi cominciamo a dargli la forma. Passati i vostri 25 minuti, prendete una pallina alla volta, la fate sempre ruotare per dargli quella bella forma un po' rotonda. Poi ci sono due modi di fare il bagel: o arrotolate una specie di salsicciotto e lo unite, ma a me piace questo che ho visto fare da un americano sul sito di Martha Stewart. Come sapete, Martha per me è... Infilate il dito, lo fate penetrare profondamente finché avete fatto un buco e poi, lavorando questo buco, vi fate la vostra ciambellina. Allora, l'importante è che lasciate un buco abbastanza grosso, perché altrimenti poi in lievitazione, perché questi lieviteranno ancora per un paio d'ore, si chiude e vengono dei panini, però allora a quel punto non hanno più quella bellezza che invece è tipica del bagel. Appena avete finito, lo rimettete nella teglia al suo posto, dove era prima, e poi li ricopriremo tutti.
andate avanti fino a che avete fatto tutti i bagel praticamente. Poi li ricoprite e li lasciate lievitare per 20 minuti. Ecco, vedete, il procedimento è molto semplice. Spremete finché non ottenete il buco e poi lavorando con le mani lo allargate. Eccoli, belli gonfi, belli lievitati. Adesso andremo a bollirli nell'acqua e malto e poi a metterli in forno. Quando l'acqua sta per bollire non c'è bisogno che abbia proprio le bolle grosse, mettete i famosi 2 cucchiai di malto di cui abbiamo parlato all'inizio, li sciogliete nell'acqua perché danno un buonissimo sapore alla crosticina dei vostri bagel. Poi uno alla volta andate a tuffare i vostri bagel, che galleggeranno perché sono lievitati. Non abbiate fretta di metterne troppi, io ne metto 2 alla volta. 30 secondi da una parte e dopo 30 secondi li girate dall'altra parte in modo che il liquido li copra un po' tutti, anche aiutatevi magari con il cucchiaio. Li tirate fuori dopo 30 secondi, li mettete sulla teglia e poi andremo a spolverarli mentre sono ancora caldi con i semini. Dopo che avete messo i vostri semini, li mettete in forno a 250 per 5 minuti, poi abbassate il forno e li mettete a 180 per altri 10 minuti. Dopo 10 minuti li tirate fuori e non li ho messi troppo vicini. Comunque, li girate sull'altro lato in modo che si cuociano bene da tutte e 2 le parti. Mano da cuoca. Un acciaio inossidabile. Altri 5 minuti in forno e i vostri bagel saranno pronti, belli e dorati. Ed ecco i vostri bagel fuori dal forno. Vedete, adesso sono ancora roventi, quindi li ho messi su una gratella a raffreddare. Però sono belli, sono dorati, sono croccanti fuori e però morbidi dentro. Adesso andiamo a farcirli per il nostro breakfast. In una padella mettiamo 1 coppa pasta con 1 goccino di burro che sciogliamo. Poi ci rompiamo dentro 1 uovo e lo lasciamo cuocere a piacere, nel senso se vi piace morbido all'interno lasciatelo cuocere un po' meno. Ecco, vedete che ha questa bella forma tonda che poi sarà ottimo per andare a farcire il nostro bagel. Ci servirà anche del bacon croccante, vedete nel boxino come ottenere il massimo dal vostro bacon rendendolo croccantissimo. Ecco, prendete il vostro uovo e siamo pronti per farcire il bagel. Ho preso il più tradizionale di tutti con i semi di sesamo, lo vado a tagliare. Ecco, e in mezzo ci mettiamo il nostro uovo che abbiamo fritto, 2 o 3 striscette di pancetta croccante. Nel boxino vedete come fare la pancetta così croccante come vogliamo. E se volete fare proprio un'americanata, come si dice, una sottiletta di cheddar. Lo copriamo e lo andiamo a mettere un attimo in forno in modo che questo formaggio si fonda e fra poco sarà pronto. Eccolo qua, farcito alla perfezione con il vostro uovo, il formaggio fuso e il bacon. Bello dorato e una bella colazione per una giornata in cui avete voglia di qualcosa di insolito.